Ok, raga, in teoria starei lavorando, però in pratica ho detto gioco un po' perché. Ok, intanto mi piazzo già un bello schiaffone nel muso. Gioco un po' perché non mi sono portato tanto avanti con la season e ho detto vabbè, recupero un po' di tempo, quindi perché non registrare? Ok, partenza veramente brutta, mi prendo un altro paio di schiaffi, poi metto l'altro Jiren. Ok. È lo stesso team dell'altro video. Mizzeca, però, mizzeca. Fai qualcosa per cortesia, dai. Ok, questa va vinta. Benino, benino. Però non ho il ki. Facciamo così. No, facciamo così no, perché Cristo santo. Ok, ma tanto ora entra Vegito, vediamolo. Non me la sento di dropparla. Va bene. Facciamo così, va, intanto. Io provo. Ce la siamo fatta in due. Ce la siamo fatta in due, riesco? Riesco a beccarti, sì, ok, non ti farò granché, ma almeno ti levi un attimo dalle palle. Facciamo anche così, vai. Ottimo, io provo. Vabbè, ok, potevo anche andare di blast, potevo anche andare di blast. Mi tiri l'impossibile, mi tiri l'impossibile, vediamo se mi tiri l'impossibile. Eh sì, perché te hai visto il puntino esclamativo, dai. Dai, gira in quell'altro, bravo, 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 bravo. Bravo, tiragliela. C'è già Vegito? C'è già Vegito, vediamo. No, non c'è. Quanto li facciamo? Un cazzo pieno di peli o no? Sì, direi abbastanza peloso. Questo blocca il tempo all'infinito. Ok. Ok, dammi freezer. Ok, speravo che entrasse già Vegito, invece non è entrato, va bene. Non ti piantare, grazie. Ok, va bene, va bene. No, grazie. No, 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 proprio zero. Proviamo così. Dai, entra l'altro Jiren, entra l'altro, eccolo là. Ok. La faccio? No, non ce l'ho fatta a levarmi dalle palle. Intanto ti do questa. Ok, Vegito, bravo. C'è già Rosé? C'è già Rosé? No? Ma qui. Brutta storia, ok. Ce la faccio a riprendermi Goku? Sì. Facciamo. No, 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 no,
sapevo. Riesco a beccarmi. Si è controppato. No, ok, bene. Ok. No, grazie. E ok, ci siamo tolti uno dalle palle. No, grazie di nuovo. Speravo nel saltello incredibile, invece niente. Ok. Ok. Ma tutte le volte fai la stessa cosa, Dio santo. Dai, Rosy, levati dalle palle per cortesia. Ok. Dai, un bet. No. Speravo te col Vanish e Rising nel muso, invece niente. Io faccio così. Ok. Stavolta te lo dico, però. Vado di strike, prevedibile. Raga, nel frattempo parlando da... Oh, ok, forfettone. Parleremo d'altro nel prossimo match. Allora, stavo dicendo, parlando d'altro, intanto mi becco già la verde così a dritto, va bene. Parlando d'altro, cosa ne pensate di questi indizi che sono usciti per quanto riguarda il festival? Allora, ho visto che un po' stanno pensando che stia arrivando un Goku God con un eventuale virus, direi, di accompagnamento. Non saprei, però
Intanto ti becchi questa, Paikuan, Dio santo. Vediamo. Ok, e te li do entrambi. Vediamo un po' se ce la faccio a levarti dalle palle. Ok. Devo dire che se uscisse Goku God, a me sinceramente tutto sto hype non me lo fa, perché ormai mi ero già visto con, chiamiamoli i top boys, quindi i Blue Boys 2.0, quindi sinceramente un Goku God un po' il naso lo storcerei. Dai Goku, io gliela pianto, raga, che ne dite? Io gliela pianto, vediamo un po' chi la prende. Un po' al naso lo storcerei, perché un po' il Super Saiyan God non mi ha mai fatto impazzire, nel senso bello, però è un po' secco, nel senso un po' magro, quindi non mi ha mai fatto impazzire da quel punto di vista. E dai, però no, ma hai bloccato proprio quella, va bene, no, facciamo così. Quindi ci rimarrei un po', capito, con l'amaro in bocca, perché ormai mi ero fatto la bocca ai top boys, che sinceramente continuo a sperare che escano, però effettivamente ho visto che in parecchi stanno puntando al Super Saiyan God di Battle of Gods. Io ti tiro questa così a sorpresa. Ok, mi trasformo. La faccio a levarmi un attimo dalle palle, attaccherai o perderai tempo? No, dai, perdere tempo, d'accordo. Ok, io te le tiro tutte e due di fila, ce la faccio a levarti da coglioni? No. No, grazie. Facciamo così. È già pronto? Sì, è già pronto. Va bene. Non ci lamentiamo. Riandiamo subito. Vabbè, insomma, per finire, se uscisse Goku God, non dico che skippo, perché vabbè, unità festival non si skippa, però è però ecco, ci rimarrei un po' male, quindi non lo so. Intanto mi becco un'altra verde nel muso e va bene, non mi fa niente Vegeta. Ok, anzi no, butto dentro lui che mi fa da intermezzo. Non mi fai niente, totale niente. Vediamo quanto ti faccio io. Ok, abbastanza bene. Ok, animali, ci risiamo. Ellala. Senti, io lo faccio. E ho sbagliato. Chi se la ricorda cos'è che fa questo personaggio? Cioè, non l'ho mai usato, non l'ho mai letto. Non mi aspettavo di certo che mi trattasse così male. Ok. Non sottovalutiamo questa persona. D'accordo. Questa per sicurezza me la prendo, ma io te la do anche senza proprio pensarci. Te la prende Gohan, va bene. Ok, mezza energia, ci sta. Partiamo, non ce la faccio. Ok, attacca subito. Farei così che Jiren me lo tengo un attimino. Te le do tutte di fila prima che arrivi qualcun altro. Ok, e questa potevo aspettare un pochino di più. Va bene, facciamo anche il pugnettone, va. Ah, per poco, santa madonna. Ti do i pugnetti, ma te hai fatto quello che non dovevi. No, grazie. Intanto prendiamoci la digievoluzione di Jiren. Ok. Sì. Ma diamogliela, dai, tanto gli basta anche a lei. È certo che gli basta. Facciamo una cosa diversa. Se fermati un attimo. Vediamo se t'ho peccato. Sì, l'ho peccato, dai. Dai. Ma io andrei con lui, bello pulito. Mi sa che Gohan si leva un attimo dai coglioni. Qui prendo prima il Rising, che non si sa mai. Dai, ti basta. Forse non gli basta. No, me la so giocata un po' troppo spavalda questa, Un po' troppo spavalda, no, grazie. Facciamo così. Ok, levati dalle palle. E questa me la brucio così a casa, almeno il Rising si toglie subito dai coglioni. Sì, facciamolo. Sì, va bene.
Va bene, dai, mi serve l'altro giro. Mi serve l'altro. Ok. Ce lo siamo tolti già dai coglioni, vediamo. Sì, sì, pulito, pulito. Ah raga, un'altra cosa, siccome questi giorni, insomma, ultimamente, diciamo, sto spippolando parecchio di nuovo, direi, con la stampa 3D, comunque con, vabbè, programmi di disegno 3D e roba varia, stavo pensando di portare qualcosa anche in merito. In realtà l'idea è venuta perché dovevo spiegare a un mio amico come... vabbè, come tagliare un oggetto e come fare le chiavi, questa roba qua, e... siccome gli devo fare il video, stavo pensando intanto il video di portarlo sul canale e da lì, cioè, no, portarlo sul canale perché mi torna più comodo pubblicarlo anziché mandarlo a lui e basta. E già che c'ero, stavo pensando di, ok, magari può essere una cosa interessante, magari portare qualcosa. Oh, bello Gogeta, te lo chiappi proprio nel puzzo, proprio nel... via, Dio mio. Ok, quindi, vabbè, nel senso, io quel video lo porterò perché comunque mi serve... renderlo disponibile. Sì, è vero, lo potrei rendere privato, però in realtà lo voglio mettere pubblico perché potrebbe far comodo anche a qualcun altro. E da lì mi è venuta questa idea del così. Insomma, vabbè, io ve lo dico, poi vedete voi, se vi interessa bene, se no lo lasciate nel dimenticatoio più completo. No, che bruttura, che bruttura, però. Va bene. Va bene. Sì. Sì. Dai Vegito, dai. Dai Vegito. Dai Vegito, va bene. Questa la potevo anche evitare, sinceramente. Però volevo... volevo mettermi free. Minchia, non mi hai fatto un cazzo, Gotenks. Non mi hai fatto un cazzone, Gotenks. Vabbè, tiri il Rise. No. Cosa mi tiri? Cosa mi tiri? Mi rinchiudi in questa pallina. No, raga. No, che bruttura. Va bene, facciamo così, va. Dai, ora rientra Vegito, d'accordo. Ok, non è rientrato, prendo il Rising. Ah, me l'ha bloccato, ecco perché non è partito. Ok, ok. Ma io lo tengo. Ok, entra, no, non lo tengo più. Mi pecco Ultimate sul Freezer. Facciamo così. Io sarei tentato di buttarmi il Rising. Io lo butto, raga. Ehi, l'abbiamo chiappeto. L'abbiamo chiappeto. Dai, oh. Dai però, dai, che oggi mi va di lusso. Tutti i Rising vanno a segno, perfetto. Quando invece becchiamo quella scia che tutti i match ti parano il Rising, cioè veramente da prendersi a martellate le palline. Ok, ok. No, facciamo... facciamo male, facciamo male. Dai, il Gotenks, dai qualcosa, non sta lì aspettando, Dio santo. Ok. Ma io te lo do, io te lo do. Mi tirerai il Rising, me lo tiri? Tiri il Rising? Io penso non me la... Ma io, no, dai, facciamo così, facciamo così. Stavo dicendo tentiamo di vedere se mi para... cioè, se subisce il Rising senza morire, però in realtà no. Facciamo proprio... i marrani fino alla fine. Ok raga, direi basta perché, insomma, non dico che devo anche lavorare, però un attimino dovrei riprendere. Mi sono fatto questa ventina di minuti, devo dire andati tutti bene. Il team è sempre questo, è lo stesso dell'altra volta. Mi ci trovo bene, devo dire, mi ci trovo bene. È vero, cozzano un po', Jiren Purple con Gokusa, però in realtà mi piace l'idea di rompere proprio il cazzo all'avversario, che... cioè, i due Jiren tankano tanto, e quindi
ti verrebbe da tirargli il rising, però se tiri il rising uno te lo para e quell'altro se se lo becca si buffa. Quindi l'idea di base non mi dispiace. Fatemi sapere cosa ne pensate del discorso, insomma, programmi 3D, anche eventualmente stampa 3D, potrei anche portarla perché mi sto stampando un Venom in scala 1 a 1, quindi volendo potrebbe essere anche interessante, poi dopo gli farò tutta la post-produzione, quindi levigazione, aerografo, eccetera, eccetera. Però quello è più una roba un po' complessa, nel senso non saprei neanche. Ho visto in tanti filmano anche la stampa nel mentre sta stampando e poi la velocizzano tantissimo, però non l'ho mai fatto e non so neanche se... se riuscirei a farlo, perché comunque sono stampe che durano veramente tantissimo, quindi boh, non lo so. Però intanto devo buttare fuori quel tutorial su come tagliare un oggetto e fargli le chiavi per ricomporlo, quindi io quello lo butto fuori, poi eventualmente se ve lo inculate, me lo commentate e mi date altre idee in quel campo lì, magari si può vedere di fare una diramazione che esuli un attimino dal... dal discorso di Legends, però volendo non per forza, perché non è escluso che si possa fare anche a tema Dragon Ball, cioè magari uno, cioè capito, vai a modellarti, vai a stamparti un qualcosa inerente a Dragon Ball. Però vabbè, ora non andiamo troppo fuori tema, vabbè, fatemi sapere cosa ne pensate del team, come siete messi con l'ultima, diciamo, season prima del festival, il discorso della stampa 3D, della modellazione, insomma, dei cazzi e mazzi che ho detto, e anche quella roba che ho detto all'inizio riguardo al Goku God, eccetera, eccetera. Beh, insomma, raga, se il video l'avete visto, commentate quello che vi pare, basta che, insomma, l'abbiate capito. Ci vediamo, boh, non lo so, vediamo.